Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vi propongo una ricetta particolare, perché della ricetta che facciamo oggi non si mangia nulla, però si fa un qualche cosa tipo pongo, tipo das, che ci serve per togliere lo stress di questi giorni e fare qualcosa di creativo. Quello che faremo oggi è la pasta sale. Vi propongo questa ricetta perché non vi faccio uscire per andare al negozio e comprare il das. È una cosa che si può fare con gli ingredienti che ci sono in cucina. Infatti serve semplicemente farina, il sale, io ce l'ho qua dentro il sale, e l'acqua. Questi tre ingredienti vanno messi in parti uguali e qua vi fate aiutare dai vostri familiari. 100 g di farina, 100 g di sale e 100 g di acqua. Ok? Procediamo. Ragazzi, bastano veramente pochi minuti per farlo. Viene fuori una pasta molto morbida che nessuno di voi farà fatica a manipolare, e quello che potete fare è semplicemente tenerla in mano e passarla da una parte all'altra della mano. E intanto facciamo lavorare un po' le articolazioni della mano. Bene? Questa è una cosa che già si può fare. Rilassante, e poi potete anche fare delle piccole creazioni. Prendete un pezzettino che riesce una mano con l'altra, se riesco a fare delle palline, si possono schiacciare. Se fate questo movimento, lo appoggiate sul tavolo, passate avanti e indietro con la mano, vengono fuori dei troncatini che si possono unire, si possono fare dei cerchi. Non c'è limite alla vostra fantasia, potete fare quello che volete, potete creare delle strutture, potete fare qualsiasi cosa. Facciamo un fiore. È finita quella pasta? Adesso te la do. E una cosa importante, che la si può asciugare o allare semplicemente, oppure la potete mettere in forno mezz'oretta a 75 gradi, si asciuga e poi si può anche colorare con le tinte. Niente, tutto qua ragazzi, spero che vi divertiate con la pasta sale. Se avete voglia di fare qualche cosa di interessante, volete fare una foto, mandarcela, così dopo vediamo le cose che sono venute fuori. Vi saluto, un abbraccio forte.